ecco, velocemente una cosa che facevi riferimento anche all'inizio, cioè che cos'è esterno notte e cosa sono alcuni oggetti ibridi non identificati che nascono diciamo con una intensa televisiva e poi diventano qualcos'altro. Allora esterno notte sicuramente è una serie perché riesca a diventare in sei parti. Questa notte ha avuto una sorte analoga a quella di un altro grande film fortunato, è stato La meglio di quello. Cioè nel momento in cui ci sono dei grandi autori e soprattutto nel momento in cui questi film diventano cinema, perché sia La meglio di quello che Stefanotte sono stati, Stefanotte è stato 2 mesi e mezzo nelle sale, dopo essere stato al Festival di Cannes. La meglio di quello andò al Festival di Cannes partendo una serie televisiva di 60 ragazze che poi uscì sorpreso al cinema di 100 parti. Non ha più senso parlare di serie o farsi la domanda che ha fatto bene o calcolare una serie. Ci sono oggetti che hanno dimostrato sul campo di saper attraversare tutti i territori. Questo lo si deve alla grandezza di, in questo caso, la Radio Gioventù, di gigante del patrimonio dell'umanità che sia l'occhio, cioè qualcuno ha chiesto ma quindi per un film o una serie, quindi siccome uscito al cinema è un film, no, siccome è un film di Marco Bellocchio, il capolavoro, lo dico da spettatore, diciamo, cerco di capire per massimo da parte perché ho solo la fortuna di averlo visto, non di averlo fatto. Ecco, questo diciamo per sgombrare un pochino il campo su alcune visioni, un po' quello che ci capita, un po' l'imbarazzo che capita agli interpreti quando vengono incasellati, tu dicevi, sì, agli attori che ci poi passano dalla ruola all'altro, agli attori lottano molto per conquistarsi questo diritto naturale all'infanzia, al gioco, che poi quello facciamo, diciamo, no? Cerchiamo di ricordare l'età dell'oro in cui i bambini si scatenano, si tolgono le catene e vanno dal corpo. Ma questo non è semplice, perché il sistema produttivo spesso è un sistema pigro, un sistema che tende per inerzia a creare dei generi che non esistono. Non esiste l'attore proletario, l'attore borghese, l'attore comico, l'attore drammatico, a meno che diciamo un interprete non ha un lungo corso della propria attività dimostrato di avere limiti invalicabili, cioè quello sa fare solo quello, quindi sarà condannato a fare solo questo. Per cui questa sfiducia che spesso c'è stata nei confronti degli interpreti, degli attrici, degli attori, è una cosa con cui noi e quando ci sono i registi che scommettono su questo, affidandoci i ruoli, perché penso che gli ultimi anni per me da bambino continua a essere il fatto che un regista meno di 30 anni come Lodovico Di Martino mi abbia proposto un film d'azione come La Belva, quindi dicevo 4 parole e navo le mani per 1 ora e mezza consecutiva. E un regista di Messina mi ha finalmente chiamato a fare una commedia e poi andare a fare un monologo con Bellocchio e poi tornare a... questo è il gioco, no? E quindi è rompere un pochino le catene, capito? E anche questa cosa di in questi rari casi che succede invece i grandi film che nascono dopo la committenza diventano altro, bisogna riconoscerlo e non farsi più domande, cioè non domandarsi ma è una serie, ma è un film, è stato 2 mesi e mezzo nelle sale, è un film, basta. Allora, fatta questa